Diamo il benvenuto al Cauri Film Festival a Petra Di Martino e Martina Lorina. Intanto vi do il benvenuto. So che voi siete le attrici di Spell Card. Questa mattina abbiamo intervistato il vostro regista, quindi le domande che vi farò saranno leggermente differenti. Però la prima è comune, ossia com'è stato l'arrivo qui al Cauri Film Festival? Un po' turbolento, mi pare, in realtà, no? Sì, ovviamente noi veniamo da Roma, quindi in realtà siamo abituate a mezzi, un po' a viaggiare, esatto, ad avventure sui mezzi, quindi è stato magari un po' difficile arrivare, ci abbiamo messo un po', però devo dire che ci siamo trovate benissimo. La città è stupenda, è piccola, le persone che abbiamo incontrato sono tutte molto gentili. Molto accoglienti, sì. E il festival, vederlo già dal pullman mentre arrivavamo da lontano è stato sì, che c'è una rotonda con la scritta Caorle per dare il benvenuto alla città, poi accanto c'è la scritta. Il chat, sì. Tra le altre cose questa è una cosa che è stata aggiunta quest'anno, quindi è l'ennesimo avanzamento di livello del Cauri Film Festival e siamo felici che ogni anno ci sia un qualcosa. Assolutamente, davvero organizzato benissimo, bello. È un'emozione unica, credo, simile a molti artisti dipendenti, ma unica. Grazie, intanto vi ringrazio a nome del Cauri Film voi. Festival. E vi faccio una domanda che diciamo la più semplice che mi viene in questo momento, ossia com'è stato recitare in questo cortometraggio? Una bella domanda. Allora, è stato abbastanza traumatico, nel senso che abbiamo dovuto fare le cose un pochino di fretta, quindi avevamo un tempo limitato, un tot di giorni, quindi tra camera, imprevisti, perché abbiamo girato nel bosco aperto, quindi totalmente senza quei lupi. Sì, attenzione che si può sentire l'ululato del lupo. Lui okay. Prontissimo a difenderci, quindi, sì. Con i tozzi ardenti. Sì. Sì, sono fortissima. Abbiamo regista. Capito che delle due lei è quella più spiritosa, o no? O forse tu sei un po' una spiritosa. Sì, nascosta. No, diciamo che lei accende subito, io invece faccio fatica. Però quando parti non ti si ferma. Sì, diciamo che è un po' il contrario, sì, ci bilanciamo sotto questo aspetto. Sì. Io l'ho passata col fuoco nel cortometraggio, quindi giustamente accendo bene. No, per me è stato in realtà divertentissimo, perché tra ovviamente i traumi avevo il personaggio più divertente, perché essenzialmente è divertente su certi aspetti, perché comunque lei è il mostro, la strega. Sì, per me è divertente perché fare il mostro, l'entità che fa paura, difatti mi sono resa conto che è molto più divertente che essere dall'altra parte, perché devi fare i versi, devi impegnarti, fare questa sorta di strega orco in stile Signore degli Anelli. Non sono riuscita a non imitare un po' Sméagol, Gollum, mentre urlavo. E quindi quello è stato di sicuro divertente, non l'avevo mai fatto. La prima volta che ho fatto il mostro. È stato bello. Una vittoria, la tua morte! Qual è il momento che magari ricordate in modo particolare perché vi ha segnato? Sai, quella cosa che ricordi e dici questa cosa me la porterò nel cuore per sempre. Allora, per quanto mi riguarda gli effetti speciali, soprattutto quando c'è lei che a un certo punto casca nella trappola e quindi viene appesa a testa in giù. Quello lì abbiamo faticato a trovare una soluzione che non le facesse male alle caviglie eccessivamente, perché poi alla fine si è scoperto che un po' ha patito, e quindi eravamo lì tutti a cercare di capire il modo più facile, che non risultasse in camera come ovvio, che riuscisse a dare quindi un'idea di concretezza effettiva, però che non le facesse male. Quindi ne abbiamo provate, sperimentate di tutti i colori, poi alla fine siamo riusciti a trovare una chiusa. Sì, anche a questo riuscire ad arrangiarsi col pochissimo che avevamo, perché era produzione veramente veramente piccola, e in una manciata di giorni soprattutto il regista è riuscito proprio ad arrangiarsi in 10 minuti, inventarsi qualcosa
per arginare magari un problema, sì. E l'idea che con poco si sia riuscito a creare un cortometraggio. Tra l'altro poi a un certo punto si è messo pure a piovere, ma proprio fortissimo. Noi eravamo lì, dai, se no la camera si bagna. Il fuoco si spegne. Il fuoco si spegne, quindi eravamo impreparati, però comunque siamo riusciti a portare a casa il lavoro. Quello finito, di sicuro. Sì. Vabbè, hai citato Antonio, il regista, quindi io ti faccio una domanda che per certi aspetti potrebbe essere spinosa, ossia com'è lavorare con Antonio Mastroianni? Allora, un minuto di silenzio alla risposta. Un'avventura come cortometraggi, perché è una persona con mille idee e a volte, certo, è una mente un po' il calice di fuoco di Harry Potter, quindi letteralmente ti lancia fuori nomi e idee da destra manca, e alcune magari ti sembrano irrealizzabili, eppure trovi sempre il modo, magari a volte certo un po' difficile, però diciamo che è una persona che si è fatta anche molto da sola e quindi aiuta a buttarti fuori qualcosa che puoi fare solo tu, Sì, sì, no, però anche dei difetti. concordo dal punto di vista creativo, cioè nel senso di pensare a qualcosa, di pensare a come renderla sul set, quindi ancora prima di scriverla, di proprio mettere a nudo una sceneggiatura, lui già ha la sua idea di regia, di luci, di montaggio, di fotografia, e quindi poi tu man mano gli vai appresso, non capendo magari all'inizio quello che effettivamente lui ha in testa, ma poi te ne accorgi o mentre stai recitando, mentre sei sul set, oppure dopo, quando guardi il lavoro finito, lui ti guarda: ah, questo, io avevo in mente questa scena come nel film, avevo in mente questa fotografia per dare questa impressione. Poi a lui piace tantissimo la luce naturale, quindi è difficile che vada ad usare faretti, luci diverse da quella che ci dà la natura, quindi bisogna anche trovare Sì, su sì, una inquadrature, metodi luce per perfetta, salvarsi, sì. quello arriva sempre La luce pronto, del tramonto, la luce quasi dell'alba, la luce delle candele, perché in Spellcard c'è molta luce di candela e non abbiamo usato luci artificiali per ricreare quell'ambientazione lì. Quindi è geniale da questo punto di vista. Martina, io vi ringrazio per esservi prestate a questa intervista e vi faccio un grosso in bocca al lupo per il Cowley Film Grazie Festival. mille a te per l'opportunità. Grazie a voi. Grazie.